Di Nardo illude la Vastese, poi un blackout totale negli ultimi minuti di gara consegna la vittoria al Senigallia. Ma andiamo per ordine con le immagini di Edoardo Daddario. Nei biancorossi tornano dal primo sulla corsia destra il giovane Tracchia in difesa e sull'esterno d'attacco Busetto per Nacci. Cornacchini sceglie un insolito 3-4-1-2. Gli ospiti di mister Clemente, forti del secondo posto in campionato, scendono in campo con un 3-5-2. Ad avvio gara un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Cutro. Dopo 6 minuti, prima occasione per gli aragonesi con Di Nardo che conclude a botta sicura. Roberto respinge, ma l'attaccante di casa era in fuorigioco. Al 13esimo, primo squillo di tromba dei marchigiani a provarci su punizione e Keriota. La palla si stampa sulla traversa, sulla sua parabola con il mancino. Al 15esimo, ancora rosso-blu con una conclusione di Marcucci, si salva Baiocco. Al 18esimo, Bragaglia prende la mira e calcia dalla distanza, tiro deviato che per poco non sorprende l'estremo ospite. Passano 2 minuti e arriva un'occasionissima per i locali. Cross di Tracchia, Altobelli incorna tutto solo, si salva distinto Roberto. Al 38esimo, vicino al vantaggio, il Senigallia ci prova prima Pesaresi, ma Baiocco si oppone sulla respinta, conclude Pierpaoli e respinge Altobelli, si va a riposo sullo 0-0. Ad avvio ripresa passa subito la Vastese al minuto 2, azione di contropiede dei locali con Di Nardo che entra in area e con un sinistro velenoso fulmina Roberto per l'1-0. Il gol merita il rallenti per l'attaccante, l'11esima rete stagionale. Al 18esimo Vastese in avanti con Busetto che la piazza, all'estremo marchigiano respinge in angolo. Al 39esimo si rivede il numero 7, ma la sua conclusione viene deviata da un difensore e finisce al lato di un soffio. Al 41esimo doccia fredda per i locali, il Senigallia pareggia con Pesaresi, bravo a raccogliere una palla vagante in area di rigore proveniente da corner e fa 1-1. Passano 5 minuti, i marchigiani trovano anche il raddoppio con Balello, da poco entrato e bravo ad approfittare di una dormita della difesa di casa. Da qui a fine gara non succede altro, la Vastese dopo una buona partita dilapida tutto nel finale e regala la vittoria al Senigallia, bravo e cinico a crederci. Di Nardo, 11esima rete stagionale, gol di bellissima fattura, però non è bastata per la vittoria. Sì, sono contento a livello solo personale, ma neanche, cioè, direi, perché a noi ci serve la vittoria come il pane. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, non è bastato. Ma no, ci può stare il calo fisico, abbiamo dato tanto, tutti hanno dato tutto. Poi su un calcio d'angolo, una palla che rimane lì, cioè, a noi... Cioè, ecco che appena gli avversari hanno una piccola occasione ci fanno male, noi invece dobbiamo creare tante occasioni per provare a fare un gol. Gli altri ci stanno facendo, ecco, sono più decisivi gli altri che noi. Ecco, hai avuto qualche problema fisico sia tu che Maiorano? No. Cioè, sono scelte che fa il mister e vanno rispettate come io le rispetto. Non ho nulla contro, anzi, ci sta. Abbiamo dato tanto tutti quanti, poi lui dopo rivede altro, quindi non ho nulla contro. La classifica è deficitaria, vi ha scavalcato anche il Termoli, è un peccato perché state sfornando delle buone prestazioni, soprattutto anche qui in casa, ma poi vanificate tutto sempre nei minuti finali, c'è un problema. Dobbiamo lavorare, il lavoro, l'unica medicina che conosco io è il lavoro, poi non esiste altro, lavorare. Ci credete in questa salvezza? Assolutamente sì, se no non saremo qui. Cosa è successo? Purtroppo... Non ve lo so dire neanche io, purtroppo sono annate che veramente sbagli una virgola, non è una giustificazione, però veramente basta pochissimo per farci male. Dal campo avevo tutta un'altra sensazione, per me avevamo la partita in pugno, non abbiamo sofferto quasi per niente. È difficile anche da raccontarla questa partita, purtroppo. Sì, poi in questo momento a noi ci casca il mondo addosso, come subisci il pareggio, quindi magari c'è la voglia di recuperare perché magari non meritavi quel pareggio, l'errore lo può fare chiunque, ci sta, l'impegno da parte di tutta la squadra c'è stato, è massimale sempre durante la settimana e faremo in modo di uscire da questa situazione. Domenica andate a San Benedetto, certo una squadra non facile che sta bene. Adesso qualsiasi partita per noi è una finale, la dobbiamo prendere così perché non ci possiamo permettere più di perdere punti per la salvezza.
Mister Clementi, una gara che sembrava persa, siete stati bravi a riprenderla e non è la prima volta che vi capita. Sì, credo che sia stata una prova di grande carattere, perché nel momento in cui la partita credo era decisamente equilibrata, nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, ma allo stesso tempo avevamo subito anche il gioco della Vastese, che come dicevo prima, per me è una squadra davvero molto importante. Però credo che nel primo tempo siamo stati molto pericolosi, abbiamo avuto 3 palle gol nitide. Lo stesso cosa è capitata un paio di volte anche alla Vastese. Una partita bella, direi, in cui insomma, si cercava di far del male all'avversario attaccando più dell'avversario. E una volta passati in svantaggio non mi è piaciuto della squadra l'approccio nel secondo tempo. Siamo rientrati, dopo che ci siamo fatti i complimenti nel primo, siamo rientrati un po' molli, e contro una squadra così forte, perché per me la Vastese è una squadra forte, una squadra veramente che ha un connubio di qualità e fisicità devastante in tutte le zone del campo, perché ce l'ha sia dietro che in mezzo, ma è davanti. Il gol di Di Nardo è una cosa importante.